scelgo te. Davanti a te, un'occasione per vedere, incontrare i nostri fratelli, per godere di comunione spirituale con loro, Signore. Noi ti preghiamo per le nostre tre comunità, Signore. Possa tu benedirle, farle crescere e sempre strette in forte alleanza, Signore. Benedici, Signore, il fratello Sergio, il fratello Dino, Signore. Oh, benedici ogni cosa così come si svolgerà in questa sera, che tutto risulti per la tua gloria. Oh, Signore, che la nostra umanità si abbassi davanti a te. Oh, Signore, fa che lo Spirito tuo Santo possa parlare ai cuori che sono nuovi in mezzo a noi e che hanno bisogno di salvezza, ma anche noi, Signore, tutti noi abbiamo bisogno di una parola di incoraggiamento, Signore, da parte tua. Fa che lo Spirito tuo Santo aleggi su di noi in ogni parte di questo culto, perché noi, Signore, lo apriamo e lo offriamo a te. Nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto. Amen. Gloria a te, Gesù. Gloria a Dio. Santo, santo, Signore. Gloria a te, Gesù. Sei meraviglioso. Gloria. Signore, caro Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù. Signore, è una grazia, un bene stare dinanzi alla tua presenza e nella tua casa. Grazie Gesù. Signore, oggi dove questa società sta andando alla deriva, in confusione, Signore, dove le speranze degli uomini stanno venendo meno, noi ti siamo grati, Signore, perché la nostra speranza non viene mai meno, Signore. Perché non è riposta né negli uomini né nelle ricchezze di questo mondo, ma è riposta nel tuo figliolo Cristo Gesù, roba eterna, vivente, Signore, che fortifica l'anima, lo spirito, dà forza alla fede dei suoi figlioli. Signore, noi ti ringraziamo perché in ogni momento della nostra vita possiamo alzare lo sguardo verso di te e trovarti sempre pronto ad accoglierci, ad accogliere le nostre preghiere, le nostre richieste. E questo vogliamo fare stasera, Signore, elevare una lode a te. Voglio tu accettarla, Signore. Voglio tu benedire questi cari che ci hanno fatto richiesta, Signore. Voglio tu benedire il fratello Battaglia. Voglio tu arrivare con la tua mano di guarigione verso la sorella Sansone, Signore. Voglio tu liberare la mamma del fratello Saverio, Signore. Ma voglio tu mettere in libertà il tuo popolo questa sera. Fa che il tuo spirito si possa muovere in libertà in mezzo di noi. Abbatte ogni barriera che è nel nostro mezzo. Sgrida ogni spirito, Signore. Muoviti, Signore, salva, libera, battezza. Manda la tua parola con efficacia. Benedici il tuo servo, Signore. Consola le anime nostre. Benedici i tuoi servitori, Signore. Benedici il fratello Chiribiri, il fratello Mennella, il fratello D'Antonio, Signore. Dagli tu sapienza e intelligenza per amministrare il tuo popolo, Signore. Benedici questa assemblea. Voglio tu benedirci, Signore, grandemente come tu solo sai fare. Noi ci presentiamo così come siamo dinanzi a te e veniamo a te nel nome di Gesù, che tu hai tanto amato e benedetto in eterno. Chiamiamo prima il fratello Cuomo Domenico, la comunità di Gragnano. Fratello, devi venire qua, perché la ripresa ti deve prendere e poi tutti ti ascoltano meglio. Gloria al Signore.
serve anche per evangelizzare tanti altri che non sono qua. Gloria a Dio. La situazione è forte, ma tanti anni fa non è rivoluzionato, c'è veramente una rivoluzione. Voglio dire solo questo per chi è che lo prende per la prima volta che sta qua: Dio fa tanti miracoli, se l'ha fatto con me, poi vi dirò perché l'ha fatto con me, e si dice chi è per la prima volta, se l'ha fatto con me, vuol dire che Dio lo può fare con Dio. Io vengo da una famiglia, diciamo, verso la via, malavitosa. Ho avuto e ho dei parenti comunque in guerra con la vita, e posso dire questo, nel 1984 mi pare stato 620 di noi, tutte le famiglie. Io non avevo nessuno conoscenza con Dio, con Cristo, perché la metà proprio, noi viviamo lontano da Dio. Quando ci hanno portato in queste celle, in questi carceri, mia moglie è andata in piedi di Dio. Cioè, quando poi mi parlavano di Dio, mia moglie, i miei figli, i fratelli, che pregavano, io li prendevo in pazzi, dicevo, questi mi vogliono. Caro Gesù, cioè, niente, insomma, che se vogliono pregare, ma che cosa dobbiamo pregare? Ma che cosa questa gente? Tanto è che i pastori obbligavano prega di Dio. Venne il momento in cui mi mandarono un paio di evangeli. E questo evangelo, non me lo dimentico mai, sono quell'evangelo breve. E nella cella che erano tanti di loro disse, ma non mi avevi mai dato questo libro, perché a un certo punto noi non cascino, perché non ci cantavano di vendita. Ma cascino, dobbiamo, allora la nostra vita era nel terrore, era prevalenza, perché se ho vissuto 22 anni di prevalenza. Io e tante gente che ho conosciuto. Logicamente disse, vicino alla persona che mi disse questo, mi disse, stai zitto, questo libro è pulito, ma che devo di mia età? Io si può tanto loro, da cantino, con un libro, non conoscevo Dio. Disse, ma rinnegatelo questo libro? Dico, no, non lo rinnego questo libro. Non lo rinnego e posso dire questo. Ma tanto, noi abbiamo sentito anche 28 anni di calcio, dire, due fratelli mio. Posso dire questi che assieme se in mezzo viene la guardia e dice come devo uscire. Io e Gesù, tutti quanti ti mi capitato, dice cos'è? C'era una chiesa intera che pregava per me. C'era mia moglie che piangeva ogni giorno. C'aveva un altro fratello che diceva mi vado a consegnare a Dio, basta che tu mi cagni giù vicino a mia moglie. Tanto è bene, mia moglie che deve essere. Ma pregava per me. C'era un popolo che pregava. Posso dire questo? E disse vicino a Dio, disse, stanno a sedere. Se tu veramente sei così potente a farmi uscire da qui dentro, anche prima di mangiare io dimentico ogni cosa, purtroppo, perché sennò siamo costretti a fare delle cause contro e inferire contro ai familiari di quelli che ci hanno cantato, perché così, insomma, capite qualcosa di alcuni calzanti cosa è la malattia, inferire contro, uccidere tutte le mie persone. Però se io esco da qui dentro mi dimentico ogni cosa. E mio Dio assieme in mezzo ha fatto questo e altro. Come fece con il ladrone sulla croce e disse Signore se tu mi fai uscire, il ladrone disse Signore ricordati di me, posso dire questi che sono usciti, mio fratello fece tutta la compagna, io solo sono uscito perché una chiesa intera pregava per me. E posso dire solo 22 anni, ci vollero ancora 2 anni dopo che mi fece degli arresti domiciliari, 2 anni e mezzo dopo. Io accettai il Signore, ma ero ancora diffidente con Dio, perché diceva tu sei, è vero che tu esisti, fammi vedere se tu esisti, però purtroppo sono stato un bel anno, 2 anni e mezzo con la diffidenza nel cuore, ma Dio una sera mi ha piegato, mi ha messo in ginocchio, nella mia vita non l'ho mai cambiato. Quella sera ho pianto per 22 minuti. E guardate che posso dire se Dio ha cambiato il mio cuore, che vengo da una distretta di famiglia, da una distruzione totale, posso dire che per 12 anni non ho mai dormito, mia moglie è presente perché sta in questa sala, 12 anni non ho mai dormito, e adesso sono 21 anni quando conosco il Signore, mi accorgo proprio che dormo, mi riposo, posso dire questo che nel mio cuore ha cambiato ogni cosa.
guardate, voi mi vedete così, posso dirvi questo, il mio cuore e il mio volto erano come un parco, ma questa è la volta e la gloria di noi uomini, perché siamo una nullità, io sono una spazzatura rispetto a Dio, lo diceva anche San Paolo. Ma posso dire che avevo un volto di un avvoltoio, anche diciamo il volto mio, perché mi imbarazzo, successivo anche mio fratello. Posso dire questo, che Dio è entrato nel mio cuore, ha messo tranquillità, ha messo pace, e con un momento che avevo anche preoccupazione su questo, era diffidente anche di Dio, sono stato diffidente con Dio, ho dovuto dire: Signore, se tu non mi tocchi e non ti presenti nella mia vita, come veramente è scritto in questo libro che è la Bibbia, io non posso accettare. Posso dire che lui mi ha cominciato tante malattie, la malattia veramente su sé mi ha portato alla morte. E grazie a Dio per questo. Oggi sono 22 anni, guardate che il battesimo di Spirito Santo lo prendevo pure una peppa, il caso che venivano in America, prendevano i microspiri e battevano pure. Poi è successo a mia moglie, dicevo, comunque questa va in America. E Dio, il grande nostro Dio, ha dovuto veramente modellarmi. Ma alla fine io posso dire, morirò per Cristo. Dio sia lodato. Questo è il caso di dire: in pace io mi curerò e in pace io dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Puoi avere mille armi addosso e mille uomini armati attorno, non dormi tranquillo. Poi a Gesù il cuore e hai la pace. Queste sono le opere del Signore. Nella nostra città di Torre Annunziata, queste cose si sanno, e io credo che una testimonianza come questa sia anche efficace. Gloria a Dio, Dio fa tante opere, però questa opera è varia, e sempre dalla comunità di Gragnano, ancora chiamiamo la sorella Lama Rosaria. Vieni qua, sorella. Gloria a Dio. So che salire sul pulpito fa tremare le gambe, così per una volta proverete quello che provano i pastori e pregherete di più. Gloria a Dio, vieni. Io non potevo restare a casa, quindi ci andai.
E mentre stavo lì seduta, chiusa in me stessa, nel vedere gli altri che lodavano il Signore, i giovani, gli anziani, con le mani alzate che lodavano Dio, e Dio parla al mio cuore in una maniera molto chiara. Non era il mio pensiero, assolutamente no, perché io mi sentivo a posto. Anzi, quelle lodi a me davano fastidio, perché io non potevo lodare Dio. Io non potevo dire gloria a Gesù, alleluia. E mentre stavo lì seduto, mentre tutti gli altri lodavano in Dio, un pensiero, non era il mio pensiero, era la voce di Dio che disse: vedi, tu non puoi lodare il mio nome, tu se stasera muori non puoi venire con me, la tua giustizia è davanti a me come un panno sporco. Io lo ringrazio il Signore perché in quel momento mi inginocchiai, gli chiesi perdono e realizzare nel mio cuore la sua pace, la sua gioia e il suo perdono. Io ringrazio il Signore perché è stata la prima volta che io sono entrata in un locale di culto. Il Signore mi ha salvato. La prima volta. E provo tanto dolore nel vedere i nostri figli, che noi con tanto zelo li portiamo ogni volta in chiesa per questo privilegio che hanno. E non aprono il loro cuore al Signore, non sanno quello che si perdono. Non sanno che cosa si perdono, e così bello vivere ogni giorno in comunione col Signore, avere un amico così meraviglioso. Avevo 16 anni allora e il Signore mi ha accompagnato in tutti questi anni, è stato il mio fedele amico, è stato il mio Padre Celeste. Non mi hanno fatto mancare mai nulla, eravamo 6 figli, mia mamma era vedova, eravamo uno dietro l'altro, ma non ci ha mai mancato nulla, nulla. Il Signore ha provveduto per il mio futuro, il Signore mi ha dato un marito, mi ha dato 4 figli. Grazie a Dio, 2 anni fa il Signore ha fatto un miracolo nella vita di mio figlio, l'ha guarito da un melanoma maligno, ed era questo, sia al centro qui a Torre Annunziata avevano riscontrato questo, l'avevano riscontrato, l'avevano mandato a Milano, la stessa cosa, al Pashtallo la stessa cosa, ma quando poi hanno di nuovo riaperto la ferita, hanno fatto la biopsia, in effetti era nessuna traccia di melanoma, e queste cose le può fare soltanto il Signore. Io lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore e lo ringrazio, il fratello Sergio lo sa, io sono una timida, io non riesco a testimoniare, però ringrazio il Signore per questo privilegio da ora in eterno. Gloria a Dio, le opere del Signore sono passate. Casi diversi, ma i miracoli sono sempre grandi, quelli che il Signore fa, e le testimonianze che abbiamo ascoltato sono solo, sono emblematiche, perché rappresentano un po' quello che il Signore ha fatto in tutti quanti noi. Potremmo alzarci in tanti a raccontare le opere grandi del Signore, e se no con gli altri culti non li teniamo più insieme. Dovremmo stare ancora insieme e raccontarci le opere del Signore. Ma adesso abbiamo anche la gioia di avere tra di noi i fratelli, li avete notati sicuramente, come non notarli, fratelli della corale di Torre del Greco, che sicuramente ci rallegreranno nel canto. Il canto cristiano non è semplicemente cantare, ma è esprimere ciò che Cristo ha messo nei nostri cuori. Fratelli della morale, venite avanti, organizzatevi voi. Gloria al Signore. Io scelgo te come Signore della mia vita, scelgo te.
con te, tu sei il Signore della mia vita, cerco te. Perché il mondo pace non mi dà, io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. La mia voce sai a te, ascoltami Signore, per sempre te dirò, io ti benedirò, accogli la mia lode. La mia voce sai a te, ascoltami Signore, per sempre te dirò, io ti benedirò, perché tu sei il mio re, accogli la mia lode, mio Santo.
gloria a Dio. Pace del Signore. Amen. Ringrazio il Signore per questa bella opportunità, vostro pastore e fratello Antonio. Per me è veramente una grande gioia essere con voi. Questa sera tremano veramente, pure perché ho due pastori qui alla destra. Veramente mi associo a quello che diceva fratello Claudio. Ringrazio Dio per questa bella amicizia tra di noi e noi preghiamo gli uni per gli altri, stimiamo gli altri più di noi stessi e ringraziamo il Signore per il privilegio che ci dà e l'onore che ci dà di lavorare nel campo dove Lui ci ha posto. Vi invito ad alzarvi all'impiedi, vogliamo aprire le nostre Bibbie, leggeremo il profeta Isaia, il capitolo 61, libro del profeta Isaia, capitolo 61 dal primo verso. Rimanete della comunità di Torre del Greco che abbraccia nell'amore del Signore. Domani mattina porteremo i vostri saluti. Sono felice anche di vedere i fratelli di Gragnano, fratelli di Annunziata. Siamo veramente legati da un vincolo d'amore, siamo fratelli in Cristo, siamo fratelli. Quando diciamo che siamo fratelli in Cristo abbiamo fatto tutto, è più di qualunque altro legame. Dio sia lodato per i fratelli in carne, Dio sia lodato per i parenti, però quando diciamo siamo fratelli in Cristo abbiamo veramente detto un unico corpo e un giorno staremo tutti insieme col Signore per tutta la vita. Isaia capitolo 61, il primo verso, a Dio la gloria. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni. Là gli stranieri pascoleranno le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticoltori. Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, la gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni, a voi toccherà la loro gloria. Invece della vostra vergogna avrete una parte doppia, invece di infamia esulterete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna. Amen. Poiché io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina, frutto di iniquità. Io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno. La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni, la loro discendenza fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dal Signore. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia. Come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli,
Sì, come la terra produce la sua vegetazione, come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Amen. Chiniamo un attimo il capo, preghiamo il Signore. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per come ancora questa sera tu ci dai questa meravigliosa opportunità di essere radunati insieme alla tua presenza, godere la tua benedizione, godere, Signore, della tua parola che è così preziosa alle anime nostre. Signore, noi ti chiediamo di benedire le nostre comunità, benedice la comunità di Gragnano, di Torre Annunziata, di Torre del Greco, ogni comunità, Signore, alleluia, ti preghiamo di continuare a salvare. Signore, fallo stasera, in questo momento ti preghiamo, salva, in questo momento ti preghiamo di liberare, alleluia. Signore, questa sera riempici di Spirito Santo, alleluia, affinché possiamo portare una buona notizia, la buona notizia dell'Evangelo. Grazie, Signore, benedici me, conservi nell'opera e fa che l'uno accanto all'altro possiamo servirti come tu vuoi. Grazie, parlaci, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. State comodi. Gloria al Signore. Sicuramente un testo che abbiamo letto tante volte, è stato predicato. Sento un fuoco nel mio cuore, perché io quando parlo di Gesù, quando parliamo di Gesù è meraviglioso. Questo testo, pochi versi di questo passo furono letti dal nostro Signore Gesù nella sinagoga di Nazareth, l'Evangelo di Luca al capitolo 4, poi potrete leggerlo. Quando nella sinagoga di Nazareth Gesù entrò, gli fu dato la possibilità di leggere dal rotolo e gli fu posto dinanzi il rotolo di Isaia, e lui quando aprì lesse pochi versi che abbiamo letto noi questa sera, e quando terminò fino a proclamare l'anno di grazia del Signore, egli si fermò e disse: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Molti furono meravigliati di questa parola, e la Bibbia ci dice che tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che lui pronunciava. Noi questa sera vogliamo ascoltare parole di grazia che vengono dal Signore. Una parte si adempì in quel giorno con la venuta di Cristo, la seconda parte non si è adempiuta ancora. Questo testo è profetico e riguarda sicuramente il popolo di Israele, ma riguarda anche la Chiesa. Dice il testo: il giorno di vendetta del nostro Dio, e questo testo non fu letto perché in realtà non si è ancora adempiuto il giorno di vendetta. Sapete, tra il verso che ha letto Gesù e quello dopo è veramente un attimo, dove l'uomo è sotto condanna e se non accetta Gesù un giorno passerà per quel giorno di vendetta. Ma se lo vuole, anche questa sera può far sì che lui non entri in quel giudizio, quando alla fine dei tempi ci sarà, quando Gesù ritornerà. Ma questa sera, come è successo per tanti di noi, si può realizzare ciò che Cristo ha letto in quel giorno: la liberazione, la guarigione dell'anima, la salvezza dell'anima, la benedizione che viene dal cielo per la propria vita. Il testo che ci è posto dinanzi questa sera ci parla del motivo per cui Gesù è venuto, per lo scopo per cui lui è venuto. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Perché, Signore, sei venuto? Qual è il motivo per cui Gesù è venuto in mezzo a noi? Lui stesso stava dicendo: oggi si è adempiuto, e tutti si meravigliavano. Naturalmente si meravigliavano perché colui che stava dicendo quelle cose si stava proclamando il Messia. Oggi si è adempiuto questo. Signore, ma che stai dicendo? Qual è lo scopo della venuta di Gesù? Gesù stava dicendo: lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per regare una buona notizia. E sapete, noi abbiamo bisogno di buone notizie. Lui
stava dicendo: io sono venuto, lo Spirito del Signore è su di me, mi ha unto per evangelizzare, dice il testo di Luca. E naturalmente la buona notizia o l'evangelizzazione è la stessa cosa. Noi stasera desideriamo con tutto il cuore proclamare qui in questo luogo e continuare a farlo per le strade, per le piazze, per ogni mezzo che il Signore ci dà, che abbiamo una buona notizia. E io sfido chiunque in questa giornata abbia visto la televisione, avete sentito forse qualche buona notizia, oppure forse i nostri amici che sono a casa e guarderanno questo culto stavolta ascolteranno una buona notizia. Abbiamo una buona notizia da darvi, dovunque siete, dovunque ascoltiamo la parola qui stasera, una buona notizia in mezzo a un mondo che ci dà solo cattive notizie morali, immorali, cattive notizie purtroppo sociali, violenza, cattive notizie purtroppo anche politiche, dove non è che noi preghiamo per le autorità, amen fratelli, e continueremo a farlo, ma scontri su scontri, cattive notizie economiche, siamo all'ordine del giorno, cattive notizie economiche, ma stasera noi vogliamo proclamare che il popolo di Dio, ripieno di Spirito Santo, ripieno dell'unzione che viene dall'alto, ha una parola di speranza, ha una buona notizia da portare. Ma qual è questa buona notizia? Dircela, muoviti, fai in fretta. La buona notizia è che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Amen. Gesù vuole salvare, questa è una bella notizia. Gesù ancora desidera operare nella tua vita. Ascoltiamolo queste notizie senza aggiungere nulla di nostro. Stasera, leggendo, rileggendo questo testo, vedremo quello che è la meravigliosa notizia della grazia, la meravigliosa notizia dell'Evangelo, la meravigliosa notizia che trasforma i cuori, la meravigliosa notizia che trasforma le anime, che mette pace nei cuori, come abbiamo ascoltato stasera, che trasforma cuori distrutti, famiglie distrutte, famiglie che sono nel peccato, nel vizio, nella prigionia di questo mondo, in famiglie benedette dal Signore. Cuori distrutti, cuori che servono il Dio, cuori malati, in cuori che abita in loro la presenza del Signore. Dove prima le nostre membra erano usate per il peccato, oggi possiamo dire che siamo il Tempio dello Spirito Santo. Che meravigliosa notizia! Come Gesù veramente può venire ad abitare nel mio cuore, nella mia vita? Come veramente c'è speranza per me che ho vissuto una vita nel peccato, nel fango di questo mondo? Sì, c'è. È una buona notizia. Egli non ritarda l'adempimento della sua promessa scritta nella parola, ma è paziente perché vuole che nessuno se ne perda. Egli vuole che ancora tu sperimenti la grazia di Dio. Lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto per recare una buona notizia. Oh, che cos'è questa notizia? Prima di tutto mi hai inviato. Perché sei venuto, Signore? Mi hai inviato per fasciare quelli che hanno un cuore spezzato, un cuore rotto, forse schiacciati, come dice forse la versione originale, sotto un peso, sotto un macigno. Stasera in mezzo a noi abbiamo colui che era presente nella sinagoga di Nazareth. Gloria a Dio, dovunque tu e tre sono radunati, io sono lì in mezzo a voi, e noi siamo radunati nel nome di Gesù, vero fratello? E lui è qui stasera, e lui è ancora pronto, come nella sua generazione aveva sempre una parola per gli ammalati, per quanti erano in difficoltà, e ancora stasera è pronto a dire: voi tutti che siete aggravati, travagliati, voi tutti che avete un cuore spezzato, un cuore distrutto, venite a me, io vi darò riposo. Egli mi ha inviato, Gesù è venuto per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, Gesù è venuto per aprire il carcere ai prigionieri, Gesù è venuto per proclamare l'anno di grazia del Signore. Abbiamo ascoltato la testimonianza del fratello che in carcere pregava, che la Bibbia era entrata
e lui, dopo 6 mesi, è stato liberato, le porte della prigione si sono aperte. Ma gloria a Dio quando le porte della prigione spirituale si aprono, perché l'uomo vive nel peccato, vive nella prigionia spirituale, è schiavo del peccato. Oh, questa è una realtà biblica. Gli uomini fanno finta di nulla, continuano a camminare, ma l'uomo che vive lontano da Dio è schiavo del peccato, e il peccato conduce alla morte, e quel peccato rovina il suo cuore e fa sì che il suo cuore sia spezzato sempre di più giorno per giorno, che sia schiacciato sotto il peso del peccato e che possa purtroppo essere dietro a delle sbarre invisibili all'occhio umano, ma terribili, di grande angoscia, di grande travaglio, di divisione familiare, di vizi di droga, di vizi di sesso. Oh Signore, libera ancora, amen. Noi crediamo nel Dio che libera, alleluia, lo proclamiamo, abbiamo questa notizia. Gesù è venuto per questo, Gesù è venuto per proclamare la libertà. Se tu stasera sei ancora schiavo dal peccato, se tu stasera sei ancora prigioniero del peccato, dei vizi, sei ancora schiavo, non riesci a liberarti, noi stasera abbiamo una notizia: Gesù Cristo è colui che ti libera. E figliolo di Dio, quando libera, sarai veramente libero. È vero, fratelli, ci ha liberato il Signore. Un giorno siamo andati al Signore ed eravamo in questa condizione, eravamo schiavi del peccato, eravamo in una prigionia spirituale e materiale, forse eravamo dietro a delle sbarre che non ci permettevano, quel muro di separazione tra noi e Dio che era il nostro peccato, dice il profeta Isaia, che non ci permetteva di avere comunione con Dio. Eravamo schiavi del vizio, schiavi dell'amore del denaro, famiglie devastate dal peccato, e chissà che forse stasera non ce ne sia ancora qualcuno in mezzo a noi. Eravamo senza Dio e senza speranza, ma un giorno qualcuno ci ha portato una buona notizia, e al principio gli abbiamo detto: ma è mai possibile? Ma è così semplice? Pensavamo di dovercelo guadagnare il cielo, pensavamo di dover andare a destra e a sinistra da un santuario all'altro, pensavamo che fosse questo santo non aveva potuto fare niente, e che speravamo che prima o poi sorgesse qualcuno più forte, più potente. Correvamo a destra e a sinistra, ma la prigionia restava, i vizi restavano, la schiavitù restava, l'angoscia restava, senza pace, senza gioia, senza speranza. Ma un giorno ci hanno portato una buona notizia, e quando abbiamo aperto il nostro cuore a Gesù, gloria a Dio, vero fratelli? La nostra vita è cambiata, siamo venuti a Lui, abbiamo ascoltato, venite a me. Non è che Gesù ci ha detto andate qua, andate di là, venite a me, sei carico, sei travagliato, sei assetato, una buona notizia da un paese lontano e come acqua fresca sul suolo assetato. Un giorno abbiamo ricevuto una notizia lì da Gerusalemme, c'è stato qualcuno che moriva sul Golgota. Che bella notizia! Come, fratello, qualcuno ti muore, una bella notizia? Gloria a Dio! Sembrava che tutto fosse finito, altro che brutte notizie, ma dopo 3 giorni è risuscitato, è qui in mezzo a noi, e mentre lui moriva dava una meravigliosa notizia all'umanità: mediante la sua morte noi abbiamo ricevuto vita e vita eterna. Sul suo corpo, mentre lui veniva abbattuto, noi eravamo guariti. Che meravigliosa notizia stasera! Stasera non ci può essere notizia più bella. Abbiamo di fronte alla nostra comunità un centro per le scommesse, e tutti aspettano che arrivi il sabato e poi il mercoledì per le partite e poi la domenica mattina, e se non ce l'hanno fatta la domenica sera, e sta notizia non arriva mai e non arriverà mai, eppure se arriva non finirà altro che continuare a farci stare nella schiavitù del peccato. Ma c'è una meravigliosa notizia che può riempire la tua vita, il tuo cuore, dovunque tu sei, che può manifestare la gloria di Dio nella tua casa. Fratelli, non è stata la più grande notizia forse quando il Signore è entrato nella nostra vita e noi ci siamo alzati dal nostro posto
ci sentivamo leggeri. Il Signore aveva tolto quel peso del peccato dalla nostra vita, ci aveva lavato. Che notizia, ci ha dato la vita eterna. Che notizia, io vado a prepararvi un luogo. Sì, Signore, quando avrò terminato, io ritornerò. Che bella notizia, dove sono io, sarete pure voi. Come, Signore? È bello? Certo che è bello. Un giorno saremo con Gesù per tutta l'eternità. L'anno di grazia. Io sono venuto per proclamare l'anno di grazia del Signore. Vedete, praticamente il Signore fa un riferimento al giubileo, che non è quel giubileo lì. Dove, sapete, uno può pagare e passare per qualche porta e poi alla fine comprarsi qualche indulgenza. Non è così. Il giubileo ebraico ogni 50 anni era fatto veramente da parte di Dio, in modo che l'amore per il denaro e per le ricchezze non crescesse in modo smisurato nel cuore degli uomini, perché ogni 50 anni tutto ritornava al proprietario. E quindi gli uomini non cercavano di arricchirsi, ma si dovevano preparare perché qui era solo una vita di pellegrinaggio, tutto dovremmo lasciare perché un giorno dovevano incontrarsi col Signore. E al termine dei 50 anni gli schiavi venivano liberati, andavano in libertà, l'anno di grazia, l'anno del Signore. Gesù stava dicendo: il vero giubileo sono io, eccomi qua, se tu lo vuoi stasera, in Cristo Gesù tu puoi essere liberato dal peccato. Tu puoi essere perdonato, davanti a Dio ti alzerai come se non avessi mai peccato. È qualcosa di meraviglioso che brucia nel mio cuore, e la Chiesa di Torre me lo sente dire quasi in ogni culto. Ci si può rialzare come? Che notizia stasera! Ci si può rialzare dalla presenza di Dio come se non avessi mai peccato, certo! Perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Gesù non lesse il giorno di vendetta del nostro Dio, perché non si stava adempiendo in quel momento. Infatti si ferma prima e dice: oggi si è adempiuta questa scrittura. Tu questa sera puoi accettare questa parola, questa buona notizia, farla tua, falla entrare nel tuo cuore come abbiamo fatto noi. Non si deve pagare nulla, è una notizia gratuita, gratuitamente abbiamo ricevuto il dono, gratuitamente diamo, predichiamo l'Evangelo, e tu puoi alzarti da questi banchi liberato, tu puoi alzarti da questi banchi perdonato, tu puoi alzarti da questi banchi, sei venuto qui angosciato, afflitto, gloria a Dio, ripieno della pace del Signore. E tu devi alzare da questi banchi ripieno di Spirito Santo, unto dallo Spirito Santo, e tutti insieme ripieni di Spirito Santo uscire fuori e continuare a proclamare l'anno di grazia, l'anno di grazia che si è aperto con la morte e risurrezione di Gesù, la porta della grazia. Gesù, il giubileo, l'anno di grazia si è aperto in quel giorno, attendo che all'improvviso quella porta si chiuderà e verrà il giorno di vendetta del nostro Dio. Se c'è qualcuno ancora sotto condanna, non te ne andare stasera, non passare per quel giorno così terribile dove le persone diranno alle rocce: cadeteci addosso, vorranno morire, tanto sarà terribile e spaventoso. Oh, dice fratello, tu stasera ci vuoi mettere paura? No, io sto qua per proclamare una buona notizia. Chi crede in Gesù è salvato, chi non crede in Gesù è già condannato. Ma guardate questo testo. Dopo che il Signore, dopo che il profeta Isaia scrive, dopo che il profeta Isaia profetizza su questo testo, avviene qualcosa. Avviene ciò che stasera noi stiamo dicendo che può avvenire nella tua vita, perché l'abbiamo provato. Sentite, sento questa predicazione ancora più forte, perché ciò che è scritto in questo testo io l'ho provato. E insieme a me l'hanno provato tutti i credenti, tutti quelli che sono nati di nuovo hanno sperimentato questo, perché un giorno veramente eravamo dietro la prigionia del peccato, il Signore ci ha liberati. Ma guardate cosa il Signore è capace di fare nella tua vita, perché noi stasera abbiamo ascoltato due testimonianze, ma noi questa sera forse in 100, in 150 avremmo potuto raccontare questo testo stasera, ciò che è avvenuto davanti alla presenza del Signore in quel giorno, quando il Signore ha visitato noi
permette per dare agli afflitti. Naturalmente, fratelli, questi versi sono riferiti a Israele per la condizione di quel tempo, alcuni passi profetici, ma alcuni alla Chiesa. Questa sera li consideriamo per noi. E dice: un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Avevamo uno spirito abbattuto, eravamo nel dolore, nell'umiliazione. Nell'Antico Testamento, quando qualcuno si metteva nella cenere, si prostrava nella cenere, è un segno di umiliazione, nella cenere, nel dolore, uno spirito affranto, abbattuto, schiavi del peccato, non eravamo liberi, non avevamo la grazia di Dio. Ma il Signore entra nella tua vita questa sera e trasforma queste cose, e Lui ti dà un diadema che ci parla di bellezza spirituale, e Lui ci dà l'olio della gioia. Io oggi pomeriggio pensavo: perché non l'acqua della gioia? Certo, l'acqua della parola entra, è meraviglioso, l'acqua va dappertutto, ma l'olio è proprio un'impronta, è proprio qualcosa che scorre, ed scorre così in modo meraviglioso. Fratelli, io non ve lo riesco a descrivere. L'olio che è sparso sul capo scende fino alla barba d'Aron, sull'orlo dei vestimenti. Un bagno d'olio, Signore, dacci un bagno d'olio, un bagno di gioia. Ma come è possibile? Certo, da che cosa è scritto? Un bagno di gioia. E poi è possibile, io torno a casa e il mio cuore esulta, dice qui il testo: l'anima mia ha provato, vedete qui, l'anima mia esulterà nel mio Dio, perché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha dato un diadema invece di cenere, di fango, mi ha tirato fuori, mi ha dato il mantello della lode, perché insieme alla gioia che viene dalla salvezza, alleluia, una gioia che non passa. Amen. Una gioia che non passa con le circostanze. Non c'è bisogno di arrivare a quella data e poi il giorno dopo c'è l'amarezza, rimane l'amaro in bocca, perché è passata la festività, è passata la festa. E cosa ci ha lasciato? Forse una festa di famiglia, forse una festa religiosa. Ma quando Gesù entra nel tuo cuore, il tuo cuore sarà sempre in festa, perché ti darà l'olio della gioia, il manto della lode, per cui ogni giorno, per le strade, per le piazze, alleluia, non potremo fare a meno di lodare il Signore. Ma cantate sempre, ci dicono, ma lodate il Signore. Vi ho detto qualche volta qualcuno per strada sotto la metropolitana, ma l'ho preso pure per pazzo: cantate per strada voi. Andate per strada, state d'accordo, se non andate più c'è qualcosa che non dura. Per le strade, per le piazze, nella macchina, dovunque siamo, cantiamo. Non si cantici così, canzoni, no, che è pure quello, c'è vuoto, non ti lascia niente, ma canti della grazia di parole scritte nella parola di Dio. Gesù tornerà, che bel cantico, Gesù ritorna, e mentre canti tu veramente senti: Signore, vieni presto, preparami per il tuo ritorno. Un mantello di lode è qualcosa che si vede. Guardate questo testo: essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno luoghi desolati del passato, rinnoveranno città devastate, luoghi desolati delle trascorse generazioni. Guardate, naturalmente si riferisce anche profeticamente quando il popolo di Israele poi in seguito sarebbe uscito da Babilonia. Una ricostruzione, forse è bisogno di un miracolo di ricostruzione, un miracolo di ricostruzione spirituale. Forse ci sono delle rovine, è una desoluzione. Non so quanti avete mai visto un palazzo caduto, e a volte ci fanno vedere in televisione dei terremoti che buttano tutto giù. È terribile, tu scorgi tra le macerie pezzi di letti, di armadio, a volte purtroppo in modo triste noi vogliamo pregare per questa situazione, anche dei cadaveri. A volte nella nostra vita, e forse nella tua vita spirituale, c'è proprio un cumulo di macerie e non sai come fare.
c'è una desolazione, c'è una devastazione, c'è un'angoscia procurata anche dalle passate generazioni, come diceva proprio il fratello stasera, e noi ci eravamo visti d'accordo, e il fratello non ci siamo proprio visti prima, eh? Eppure stasera ci vuole essere messa la prima pietra, perché la pietra angolare è già stata messa, è Cristo Gesù, Signore. Ma stasera il Signore può prendere la tua pietra che è bruciata da questo mondo e inizia a lavorare, inizia a trasformare, inizia a modellare. Come fa? Non lo so. Io so solo che quando sono arrivato nella casa del Signore ero in questa condizione. Il mio cuore era spezzato, era una costruzione devastata. La mia casa e la nostra famiglia, che apparentemente agli occhi degli altri era tutto a posto, ma dentro c'era il veleno del serpente, la morte, la devastazione, la distruzione. Ma quando siamo andati a Dio con i nostri travagli, con la nostra prigionia, in quella condizione il Signore ama prendere queste anime e trasformarle, perdonarle, cambiarle. E poi che ci fa? Fratelli, comparo alla conclusione. Noi che non valiamo nulla, e che chiunque poteva prendere queste anime e buttarle via, lui non solo ci accoglie, lui non solo non ci caccia via, più qualunque peccato tu abbia commesso, non deve andare da qui, non pensare assolutamente che il Signore non possa perdonare, perché noi crediamo che il sangue di Gesù è potente da purificare ogni peccato. Noi crediamo che Gesù può spezzare ogni galera stasera. Noi preghiamo e crediamo che il Signore può liberare, può aprire qualunque sbarra il peccato abbia messo tra te e Dio stasera, perché il Signore nostro, il Dio della Bibbia, è il Dio onnipotente. C'è forse qualcosa che sia troppo difficile per me, addirittura che ci fa? Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio. Voi che state nella vergogna avrete una parte doppia, la benedizione dei primogeniti. Vi siete accostati alla chiesa dei primogeniti, una benedizione doppia, perché stavate nella vergogna, esulterete perché avete avuto una bella eredità insolita, e avranno una felicità eterna. Sta parola felicità sta sulla bocca di Dio, però te la dicono, vorrei essere felice, non posso, eppure c'ho i soldi, eppure c'ho le ricchezze, eppure c'ho le macchine, eppure c'ho quante donne voglio, eppure sono stimato nella società perché sono un uomo di potere, una donna di successo, eppure la sera sono felice, non ho pace, non ho gioia, non ho il mantello della lode, ma c'è un popolo salvato per grazia che proclama la buona notizia. Oggi si è adempiuta questa scrittura, quella porta della grazia si è aperta e tu stasera puoi entrarvi, puoi, dopo aver ascoltato la notizia, ora andremo in preghiera, la tua vita può essere cambiata, può essere trasformata. L'onda della gioia verrà in tutti i luoghi del tuo cuore, della tua vita, penetrerà in modo da impregnare la tua esistenza, al punto che tu ti alzerai e dirai gloria a Dio, esulterai nel Dio della salvezza e sarai un sacerdote del Signore, un ministro del nostro Dio. Fratello, diceva nella testimonianza, il Signore l'ha fatto per me. Questo qua il Signore l'ha fatto per me, io lo può fare per chiunque. Chi ne ha per capo? Prego.
Perché tu ci dai l'onore di essere in questa santa assemblea davanti a
Chiesa, ci hanno rallegrato le testimonianze, ci hanno rallegrato il canto, Signore, ma ancor più la tua parola rivolta ai nostri cuori. E ti preghiamo in questa sera, Signore, per la potenza della tua parola, spezza le catene, libera dalla prigionia. Signore, ti presentiamo i nostri amici, i nostri parenti, ti presentiamo i nostri figli, ma ancora ti presentiamo quanti sono seduti tra la Chiesa, quanti sono nei banchi e non sentono ancora questa gioia, questa letizia, libera dal peccato stasera, Signore. Fai risuscitare i morti spirituali, dona la vita eterna ai cuori, Signore, ricongiungi i cuori del matrimonio, porta i cuori dei figli ai padri, il cuore dei padri ai figli. Signore, solo tu puoi fare questo miracolo. Noi che eravamo morti, tu ci hai risuscitati in Cristo. Noi che eravamo nelle tenebre, tu ci hai dato la luce. Signore, ancora una parola a quanti sono con uno spirito abbattuto. Signore, dona grazia stasera. Signore, solleva l'anima nostra, che questa gioia possa riempire i cuori di ogni presente, Padre. Noi ti ringraziamo. Cosa possiamo aggiungere della tua grazia se non viverla nei nostri cuori? Ma noi ti preghiamo, Signore, che il viso, il volto di ogni presente, noi possiamo incontrarci nel cielo per l'eternità. Nessuno sia escluso, Signore, che siamo veramente presenti davanti al trono della grazia. E come abbiamo ascoltato quel canto, intorno al trono diremo gloria all'agnello, degno è l'agnello che è stato immolato per noi. Signore, per questa meravigliosa festa, grazie per questa meravigliosa ora, aiutaci ancora a continuare a vivere nelle tue vie. Signore, ti preghiamo per quanti vivono ai margini della grazia, per quanti ancora vivono, Signore, all'estremità della tua benedizione. Signore, grazie per questa parola, la parola per i nuovi, la parola che ascoltano ma che non vogliono vivere nell'abbondanza del tuo amore. Signore, che lo Spirito Santo convinca i cuori di giustizia, di giudizio e di peccato stasera. Benedici ogni presente delle comunità che qui rappresentiamo. Risveglia l'opera tua in capo.